Ciao Bari, buon martedì 17 febbraio a tutti, ben ritrovati su radiobari.cult. Io sono Barbara Cirillo in vostra compagnia ogni giorno per tenervi aggiornati sui tanti appuntamenti della settimana. Oggi parliamo di mostra, parliamo di arte e parliamo in collegamento telefonico insieme ad un artista pescarese. Buongiorno Jacopo Pasqui, ciao Jacopo. Buongiorno, ciao, buongiorno. Buongiorno Jacopo. Allora, si è inaugurata lo scorso 24 gennaio, sì, dico bene, la tua mostra in Common Time al Museo Nuova Era, sarà allestita proprio in quello spazio fino al 28 febbraio, quindi ci sono ancora un po' di giorni per andarla a vedere, però mi faceva piacere, insomma, descriverla, commentarla e spiegarla ai nostri ascoltatori insieme a te. Quindi partiamo dall'inizio. Perché un Common Time innanzitutto? Allora, Common Time perché il lavoro voleva essere un diario sulla mia quotidianità, in quanto il nostro compito era quello di realizzare un lavoro sulla città di residenza, in questo caso quindi Pescara, e non sapevo bene che tipo di lavoro realizzare da subito. Noi dovevamo definire un progetto con un titolo prima di iniziare a scattare le fotografie, e allora ho scelto un titolo che mi lasciasse maggiore libertà di movimento e quindi senza costringere troppo le possibilità lavorative. Sono 36 scatti che raccontano quale mondo o quale storia? Diciamo che raccontano un mondo e una storia, perché raccontano una quotidianità fatta di non luoghi, di spazi comuni, perché comunque nelle fotografie all'interno della sequenza non c'è l'identificazione della città, in questo caso Pescara, però allo stesso tempo all'interno dei 36 scatti c'è una storia ben precisa che appunto si sviluppa attraverso la sequenzialità delle fotografie. Una storia però, tengo a precisare, totalmente inventata, quindi è un lavoro che gioca molto sulla fantasia. Ed è quello forse la parte più bella, la parte poi più divertente della mostra. Esatto, che tra l'altro esatto. Si conclude, l'ultimo scatto è diciamo la fotografia di una scritta che è Intervallo. Come voler un po' significare che ci sarà ovviamente un sequel e una continuazione a questa storia che tu hai voluto raccontare? Ma ci ho pensato tante volte in realtà a riprendere in mano il lavoro e continuare su quella strada, insomma, su quelle modalità che poi sulle quali mi sono basato per realizzare tutto il lavoro. Però non lo so, magari lo sto già facendo inconsciamente, ma se devo dirti che sto realizzando un lavoro su questo, no. Sinceramente no. Però sicuramente ci saranno altri progetti in piedi. Sì, 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 certamente, certamente. Ne vogliamo svelare qualcuno, se si può? Ma guarda, sempre di documentazione paesaggistica sul territorio. Non quello che vivo quotidianamente, però che ha a che fare con delle zone piuttosto marginali e periferiche sempre qui in Abruzzo. Allora tienici aggiornati ovviamente, così magari sbirceremo anche noi nei tuoi nuovi progetti prossimamente. Nel frattempo invito tutti ad andare a vedere la tua mostra che è Uncommon Time al Museo Nuova Era. Diamo anche gli orari di apertura dalle 17.30 alle 20.30, chiuso lunedì e festivi, sarà aperta ovviamente fino al 28 febbraio. Jacopo, io ti ringrazio per essere intervenuto questa mattina. Grazie e ti auguro una buona giornata. Grazie altrettanto. E voi Ciao. Invece rimanete con noi, ci risentiamo tra pochissimo con un punto doc. Wow, sabato, ce ne sono di giorni prima di sabato.